Buongiorno dal gruppo di artisti alpini. Ci troviamo nella sede della Proloco Acque Elette di Quaglietta, piccolo comune, più che altro era un comune, poi è stato annesso a Calabrit, se non vado errato, della provincia di Avellino, e abbiamo il suo presidente, Rocco Avena, che ci dirà un po' della storia di come è nato questa Proloco. Sì, la Proloco è nata 11 anni fa, un gruppo di amici ci mettemmo insieme e formammo questa associazione turistica denominata Proloco Acque Elette di Quaglietta. Quindi probabilmente ci saranno anche origini romane, vista Sì, il il nome. nome Quaglietta deriva dal latino Acque Elette, acque dolci, perché Quaglietta ha un territorio ricco di acque. E per questo motivo noi abbiamo dato il nome alla nostra Proloco, Acque Elette, per non dimenticare le quantità di acque del nostro territorio. E parliamo ora delle attività di qui a venire della Proloco Acque Elette. Noi incominciamo il 14 agosto con il premio Quagliettani del Mondo. Seguirà il 18 e 19 agosto Zenzi Gusto, la sagra dello Zenzifero. Alla scoperta dei prodotti tipici quagliettani. Non a caso nella guida Mangi e Bevi del mattino 2014, tra le 50 sagre da non vedere è menzionata proprio la nostra. In questa più che sagra è una degustazione dei prodotti tipici locali e a base di zenzifero. Lo zenzifero è una pianta tipica autoctona quagliettana, è simile alla menta e le nostre massaie lo fanno uso in cucina in tanti piatti e noi lo facciamo degustare alla nostra sagra. Il prossimo obiettivo dovrebbe essere quello di riqualificare il borgo medievale, No, bellissimo di prima del Quaglietta. Borgo Medievale, poi altri, stavo dicendo, altri appuntamenti. Abbiamo il 21 agosto con il mercatino d'estate e il 23 agosto sfilata di macchine d'epoca. Per quanto riguarda la tua domanda sulla riqualificazione del borgo medievale, la Proloco è nata anche per questo. Facciamo giornalmente le visite guidate con la nostra volontaria al servizio civile e per riqualificarla ce la stiamo mettendo tutta. Ci stiamo muovendo con l'amministrazione comunale per far sbloccare le benedette case che ci sono già due lotti chiusi e che bisogna affittarle al più presto possibile, diciamo. E le attività che poi ci saranno di qui anche per la stagione autunno-inverno, oppure possiamo dare dei link, dei contatti per poi vedere la programmazione in itinere della Proloco Acque Elette? No, adesso ci fermiamo con il programma estivo, poi per quanto riguarda il programma invernale è da tutto da vedere, dipende maggiormente per quanto riguarda, dal budget che abbiamo a disposizione. Certo, sempre questo. I link, i contatti dove ci si può rivolgere la Proloco Acque Elette? Per quanto riguarda sulla nostra email. Ok, e anche la pagina Facebook Sì, Proloco Acque grazie. Elette. Un ringraziamento al presidente della Proloco Acque Elette, Rocco Avena, dal gruppo degli artisti irpini.